Guarda, fanno delle cose che si mettono la mano sul cuore, quelli che vogliono fare quel lavoro che vogliono fare, e si mettono la mano sul cuore. E noi, anziani, che siamo sempre a casa, radio Telecittà, ci fa tanta, tanta, tanta compagnia. Se va via Telecittà, noi non abbiamo più niente da vedere, non abbiamo più niente da ascoltare. E siamo molto, molto delusi. Ci sono case di riposo, ci sono persone sole in casa, ci sono persone che ascoltano la musica perché è un modo di vivere ed è una cosa allucinante soltanto a pensarla che viene tolta l'emittente. Io per conto mio dico, ci sono tante cose da togliere proprio perché non fanno niente, ma insomma la televisione nostra va avanti. Ma va avanti con tante persone, persone che chiamano, persone che danno la loro voce. Lasciate stare le persone che fanno vivere l'altra gente e quelli che ci lavorano dentro. Io l'ho letto sul giornale, sono stata tanto male che mai. Io 24 ore su 24, anche la notte, quando mi sveglio che dormo, io ho sempre Telecittà sotto gli occhi. Perciò dico, perché dovete togliere queste cose alle persone? Mi spiace veramente perché è super, super, soprattutto è una televisione pulita, pulita, perché tu guardi 24 ore al giorno questa televisione e vedi solo musica, dove a una certa ora la sera puoi girare qualsiasi canale e trovi solo porcheria, porcheria. Tanto va la so che sono da sola, la sera me vado sempre e mi piace che si canta un cammino. Madonna, ma sto governo cosa fa? Sto governo maledetto che si va da Remingo, scusa da chi va da Remingo. Ma guarda che la invece dai lavoro a gente che vuole vivere con quello, non ho capito queste parole qua, a me dispiace per voi altri, chissà che vada bene, dai Patricia. Io molto dispiaciuta per questa situazione e vorrei che invece di chiudere la Telecittà si chiuda altri canali che invece fanno delle cose veramente schifose. Anche per me è una compagnia veramente di tutta la giornata, di tutta la mia giornata, specialmente in questo periodo. Chiamo da Treviso Sì. e stavo ascoltando che tirano via Telecittà, è una vergogna. C'ho anch'io mia sorella di 96 anni quasi che la guarda tutti i giorni. Veramente una vergogna. Perché non vanno a tirare via qualcosa a Roma? Che è meglio. Sugli altri programmi fanno altro che parlare di coronavirus, di tranne sempre quello, sempre quello, sempre quello. È veramente una vergogna. Dove tieni un po' allegro, allegra la gente di una certa età. La guardo tutti i giorni e alla sera quando vado a letto. È una vergogna, dai. Dai. Telecittà, io che conosco tutte le orchestre, perché abbiamo trasformato a ballare per 40 anni con mio marito, adesso non c'è più, poverino. Ma guarda che un po', che rompi, è meglio che non dica qualcos'altro. Il mio auguro è quello che sta succedendo, che non venga, Speriamo, perché dai, una sia volta. nostra compagnia di persone sole, Vedi, dicono giorno tutti. e notte. Giusto? Lo sappiamo. Speriamo che ti riesci a sistemare la situazione, ma con questo mondo che gira così brutto, ma in ogni modo mi ti faccio tanti e tanti auguri. Queste sono le voci di alcuni telespettatori che si sentono privare di una televisione locale vicino alle famiglie, vicino alle persone anziane, una TV che da 40 anni entra nella quotidianità di persone che si sentono parte di un gruppo, perché il ruolo di una TV locale è anche questo, raccontare il territorio ed essere vicino alle persone. Negli anni Telecittà con le notizie, ma anche e soprattutto con l'intrattenimento, ha reso parte attiva il pubblico, promuovendo un'attività sociale radicata e ben voluta da migliaia e migliaia di persone. E quel pubblico oggi si sente privare di un loro diritto, così come noi ci sentiamo privare del diritto a lavorare, perché le TV locali creano posti di lavoro. Viene meno anche il pluralismo informativo. Tanti diritti che coinvolgono più soggetti e che oggi diventano vittime di una legge che non ha saputo tutelare realtà economiche, imprenditoriali e editoriali del nostro paese. In Veneto, come Telecittà, ci sono numerose realtà come la nostra, Caffè TV 24, Canale 68, Company TV e altre.
televisioni locali costrette a spegnere i loro segnali dal prossimo mese di marzo e aziende che dovranno chiudere non per incapacità, ma perché nel processo del reforming delle frequenze non è stato tenuto conto che lo spazio messo a disposizione era troppo poco. Il sistema è stato preventivamente studiato e protetto in Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, ma in Veneto no. In Veneto, una delle regioni trainanti dell'economia in Italia, è stata messa a disposizione una sola rete di primo livello, con il drammatico risultato che tante televisioni locali, tra le quali Telecittà, dovranno spegnersi.